Oltre al fatto vergognoso, quindi, che il Comune organizza la conferenza revisionista sulle foibe organizzata dal Centro per la Pace, che eravate stati largamente avvertiti perché ve ne avevo parlato a dicembre leggendo il programma, questa mattina c'è stata anche un'assemblea con molti studenti, perché fa sempre comodo riuscire ad indottrinare gli studenti sul negazionismo, sulle foibe, anche qui con il contributo dell'AMPI. Stiamo parlando del liceo Carducci, andatevi a informare, il liceo Pascoli, scusate, andatevi a informare. Ho la registrazione intera di ciò che è successo, non è un discorso del comune di Bolzano, per carità, conta la provincia, però tutto questo per dirvi che non ci possono essere due pesi e due misure su queste cose, non ci possono essere... Mi ascolti, perché io mi vergogno di lei, di quello che ha fatto in questi giorni, e le sto parlando molto seriamente. Non ci possono essere due pesi e due misure su queste cose. Non si può venire sempre a puntare il dito su no, perché non ci può essere ricerca storica da una parte, mentre dall'altra ci si permette di negare le vittime che ci sono state. E quando un esule in quest'aula parla della tragedia della sua famiglia, c'è gente che si mette a ridere o sbuffa. Perché siete i primi a fare schifo. Sì, sì, siete i primi a fare schifo. Ma stai zitta, stai. Ma stai zitta solo quando vuoi te. Siete i primi a fare veramente schifo, siete. Porco cane, dovete vergognarvi, perché tutto questo voi lo fate con i soldi pubblici. Con i soldi pubblici voi chiamate l'AMPI, chiamate questi fregnoni di Margheri e compagnia bella, con i soldi pubblici, a indottrinare i ragazzi, a indottrinare... Cosa c'entra il Comune? Il Comune col Centro della Pace ha organizzato le sue belle conferenze ed eravate stati avvertiti. Ma l'altro giorno chi l'aveva fatta? Chi l'aveva fatta quella del Centro per la Pace? Basta, 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 basta. Basta, 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 assessore Lorenzi. Assessore Lorenzini, si sieda. Consigliere.